Teresa, quanto sei importante più nella realizzazione, nella conquista dei rigori, nella conquista dei falli? Ma non lo so, questa è una domanda che devi fare all'allenatore. No, comunque, vabbè, io tutto quello che faccio è chiaramente per la squadra, quindi mi interessa poco il gol, che mi interessa come gioca la squadra. Senti, oggi si può fare una valutazione di questa partita sproporzionata per risultato, per espulsioni, loro tre a favore, voi una marea? Sì, vabbè, è normale che i valori in campo non sono gli stessi, quindi non è che si possono confrontare espulsioni. E vabbè, sono quelle partite così in cui c'è solo il rischio di fare brutte figure, infatti ne abbiamo, cioè, nonostante il risultato abbiamo anche sprecato tanto, però va bene. Ok, sentiamo Arianna, aspetta. Arianna Gragnolati, allora l'esordio 95 Pavia, il giorno e il data di nascita? Sono nata il 4 settembre 96. Ah, 96. Allora. Sì, piccolina. Piccolina. Per te l'esordio oggi, è successo anche nei maschi, le tue emozioni, le tue sensazioni di oggi? Sinceramente non me lo sarei mai aspettato, cioè me l'ha detto stamattina per messaggio Claudio che oggi dovevo venire e ovviamente mi sono presentata. Cioè. Addirittura ha bagnato questo esordio con due gol, uno su superiorità numerica, facile facile, l'altro con autorevolezza, insomma. Beh sì, questi due gol per me sono stati importanti perché, cioè, anche per essere il mio primo esordio in A1 per me è un'emozione unica. Senti, adesso il tuo obiettivo futuro? È presto per parlarne, si vedrà poi più avanti.